questa mattina è una mattina un po' particolare, per più di un motivo. Innanzitutto perché, come vi abbiamo già avuto modo di raccontare tramite il giornale radio, venerdì scorso Melito Portosalvo è stata teatro di dei fatti molto incresciosi e spiacevoli che hanno portato il nome della città purtroppo in giro per l'Italia e non solo, ma più che per quello il problema sta proprio nei fatti successi. E allora siamo qui questa mattina con il sindaco di Melito, l'ingegnere Giuseppe Meduri. Buongiorno. Buongiorno. E al sindaco vorrei chiedere, in riferimento a questo fatto di violenza sessuale perpetrata nei confronti di questa giovane ragazza di 13 anni, di questo fatto mostruoso, terribile, come si sente soprattutto il sindaco, come lo stato d'animo, diciamo così? Prima di parlare dello stato d'animo del sindaco, che è difficile descrivere, mi corre l'obbligo di esprimere pubblicamente la solidarietà a questa ragazzina che non conosco, spero presto di potermela abbracciare, l'abbraccio virtualmente, e manifestare tutto il mio affetto, l'affetto sicuramente di cui ha bisogno una ragazza che ha subito la cosa terribile, ma forse terribile per dire poco. Lo stato d'animo del sindaco, provate un po' voi a descrivere lo stato d'animo di un genitore che è anche sindaco e che sente il peso, la responsabilità, perché personalmente mi sento anche corresponsabile come sindaco, come colui che guida e amministra questa città, così come ci dovremmo sentire un po' responsabili tutti quanti, nessuno escluso, dalla chiesa, dalla scuola, dalla politica, dalle associazioni, ma soprattutto come genitori. Qualcosa non sta funzionando, non ha funzionato, non so cosa bisogna fare, cosa si può fare, so soltanto che abbiamo tutti quanti bisogno di molto aiuto per uscire, se uscire si può, da questa situazione terribile e orribile. Non riesco a descrivere onestamente il mio stato d'animo, perché dire che sono pietrificato, senza parole, so soltanto che purtroppo non riesco a dormire. Una cosa del genere credo che neanche nel peggiore scenario immaginario, in un sogno surreale, si poteva pensare o immaginare. Quindi non so assolutamente, non trovo le parole, non ho idea, ecco. Sindaco, le azioni che il Comune di Melito intraprenderà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sia a livello legale che a livello sociale, quali saranno? Le azioni saranno quelle che devono essere. È chiaro che quello che è accaduto, senza ombra di dubbio, senza se e senza ma, è il peggiore accaduto nella storia della città di Melito. Lo dico perché ne sono convinto, anche se sono relativamente giovane, ho 50 anni, però parlando cose così brutte, così orrende nella storia della città di Melito, penso non ce ne siano. Quindi è ovvio che non faremo mancare la nostra vicinanza, il nostro affetto nei limiti del possibile. Io mi sento di poter dire che mi sento il papà, politicamente parlando, di questa ragazza. Potrei anche dire che mi sento il papà, politicamente parlando, anche dei ragazzi. Quindi un dramma nel dramma, intere famiglie, un'intera comunità, ma forse non bisogna parlare solo della comunità melitese, perché non ha un confine geografico, una vicenda così squallida, così orribile, così orrenda, non ha un confine geografico, e non possiamo dire che può essere circoscritta manco nell'area Reganica o nella provincia di Reggio Calabria o nella Calabria stessa. È qualcosa che ormai sta, anche con i mezzi che ci sono, ha travalicato i confini anche nazionali.
Il comune, vabbè, scontato, non abbiamo bisogno di gente che ci porti per mano, ci suggerisce di costituirci parte civile. E c'è un, diciamo, un orientamento, un indirizzo che fa sì che il comune si costituisca parte civile in qualsiasi procedimento penale, dal furto dell'acqua anche per diciamo la banale abuso edilizio, se banale si può chiamare, della finestra. Quindi figuriamoci se per una cosa del genere noi non ci costituiremmo parte civile, assolutamente. Anzi, colgo l'occasione per dire che è nostra intenzione sostenere pure col nostro ufficio legale o direttamente pagando le spese del legale alla famiglia per costituisce anche la famiglia, e sicuramente lo farà, come senza ombra di dubbio, come parte civile alla famiglia stessa, alla ragazzina. Tutto il nostro sostegno, assolutamente. Poi quello che faremo, noi stiamo, io personalmente, la prima cosa che ho fatto è ho chiamato e ho avuto difficoltà a interfacciarmi subito col capitano dei carabinieri, il capitano Piccione, cui ho espresso riservatamente, in maniera telefonica, non diretta, gli ho detto che mi ripropongo di andare a trovarlo e stringergli la mano, e per il suo tramite stringerla a tutti coloro che hanno lavorato, diciamo da invisibili, perché questa vicenda ha avuto tante persone, credo, è sicuro è così, che hanno lavorato magari come lo fanno spesso, rinunciando a parte della loro vita privata per il lavoro che fanno, e fanno con passione e con sacrificio. Quindi io l'ho ringraziato, mi sono complimentato con il capitano Piccione, ho per il suo tramite inviato i ringraziamenti, le congratulazioni al procuratore capo del RAO, e pregandolo di estendere e di condividere questi ringraziamenti, questi complimenti a nome non solo come genitore o come sindaco, ma come portavoce dell'intera comunità sana di Melito Portosalvo. Quando dico sana è perché non ci dobbiamo tappare gli occhi ed essere ciechi, c'è qualcosa di marcio, c'è qualcosa che non funziona, e tutti assieme dobbiamo sforzarci per andare avanti e massimizzare i momenti positivi. Io lo dico sempre, perché i momenti brutti come questo purtroppo continuano ad arrivare e poi chiaramente lasciano il segno, così come l'hanno lasciato in tante famiglie, lo lasceranno, perché il futuro di questa ragazzina, ma anche il futuro dei ragazzi che sono responsabili di quanto è successo e delle loro famiglie, il segno, la ferita rimarrà indelebile per sempre. Quindi un ringraziamento di cuore lo faccio a tutte le forze dell'ordine, alla magistratura. Ringrazio il procuratore, prendo spunto da quanto lui ha detto in conferenza stampa. Dice: noi siamo con voi, siamo qui per garantire la vostra libertà. Guai a pensare che noi non siamo uomini liberi. Io grazie procuratore, perché non sono parole di circostanza, è quello in cui noi crediamo nella magistratura, crediamo nelle forze dell'ordine, crediamo e siamo consapevoli che non c'è altra via d'uscita, che bisogna, e lo faccio il suo invito, bisogna spingere e camminare verso il solco tracciato da voi, ma voi siete noi e noi siamo voi. Io l'ho detto spesso, signor procuratore, che mi sento capitano dei carabinieri, così come ho invitato il capitano dei carabinieri e la finanza, invito lei stesso a sentirsi sindaco e cittadino di Melito, perché lo siamo, al di là del ruolo che rivestiamo, siamo, e mi onoro di poterlo dire, siamo entrambi a spingere nella stessa direzione, che è quella del bene comune nel rispetto assoluto della legalità. Chi pensa e afferma che chi ha i voti può non rispettare la legge, vabbè, secondo me è fuori di testa.
è una persona che non ci sta. E non voglio aggiungere altro. Sindaco, vi faccio un invito. Un minuto contato, poi parte la pubblicità. Signor procuratore, spero, perché so che lei è una persona molto sensibile, di averla presto con noi a Melito in una manifestazione dove poniamo una riflessione forte e la vogliamo porre con la sua autorevole voce, con la sua autorevole presenza, che non è quella del sindaco e non è la stessa cosa del consigliere. Lei è la massima espressione della legalità e quindi la prego di venire a Melito. Quindi questo è quello che faremo. Stiamo cercando di organizzare, avevamo pensato con gli altri sindaci, un consiglio comunale aperto, però parlando, perché poi io preferisco confrontarmi e decidere dopo aver sentito assieme tante campane, tante teste, decidere insieme a tutti. Speriamo di riuscire da qua a breve a organizzare questo momento di riflessione forte, dove spero che ci sia il vescovo, a cui ho già mandato un messaggio. Ci sarà sicuramente il dottore Marziale, e ritornerò dopo, ma dato la sua, per scontato la sua presenza, sicuramente credo di poter dire che il procuratore capo sarà con noi, sarà presente, e ci saranno tutti i ragazzi della scuola, tutti i giovani, tutta Melito, e non solo Melito ma tutta l'area Grecanica, per sentire diciamo quello che loro hanno di importante da dirci le comunicazioni che ci vogliono dare e quel messaggio di speranza che ci daranno. Bene, sindaco, noi dobbiamo necessariamente chiudere perché sta partendo la pubblicità dalla regia. Io la ringrazio per essere stato qui con noi e per aver portato la solidarietà dal comune. Posso solo un attimo? Prego. Solo un attimo. Io voglio dire al procuratore capo De Rao che deve essere orgoglioso degli uomini che hanno lavorato su questa vicenda, e noi lo siamo assieme a lui. Il mio silenzio non è così. Io ho chiesto io all'associazione dei sindaci, all'ingegnere Monorchio, presidente, di fare un comunicato stampa congiunto, di fare un comunicato che raccoglie la voce dei sindaci dell'area grecanica. Qualcuno l'ha interpretato male, qualcuno forse in maniera capziosa ha voluto far veicolare questo messaggio di silenzio, che non è silenzio, anzi tutt'altro. Io già mi sono sentito col dottore Marziale, che ringrazio come garante dell'infanzia. Domani farà una conferenza stampa dove si costituirà parte civile, sarà fatta alle 11 al Consiglio regionale. Ho già sentito, ci siamo visti ieri pomeriggio, che è venuto a Melito Giacomo Battaglia, che presenterà a Melito un cartometraggio su una vicenda che riguarda questa tematica molto forte. Venerdì probabilmente, non è ancora decisa del tutto la data, però probabilmente ci sarà una fiaccolata con la presenza dei confaloni, dei sindaci, delle istituzioni politiche, però faremo vari momenti. Poi chi pensa che il sindaco possa stare in silenzio, sia stato in silenzio, sia con le mani in mani, che sia insensibile, onestamente, e a chi pensa che il sindaco può fare solo le sagre, mi dispiace questo è puro sciacallaggio mediatico, politico, che non fa bene, e che di cui onestamente qualcuno che va in chiesa dovrebbe anche guardarsi allo specchio prima di andare a letto ogni sera. Non consento a nessuno di fare sciacallaggio su una vicenda così triste, su una vicenda così squallida, su una vicenda che ormai e purtroppo me ne duole, di cui bene o male, a torto o a ragione, tutti, nessuno escluso, ci dobbiamo sentire corresponsabili, sicuramente con percentuali diverse, però dobbiamo essere fiduciosi, speranzosi, e dobbiamo guardare appunto con fiducia e con speranza all'operato, all'unico operato, che è quello della magistratura, che è quello delle forze dell'ordine, che sono, pensate a immaginare un mondo senza forze dell'ordine, qua sarebbe inverosimile. Meno male che sono loro che ci guidano, e noi dobbiamo
spingere in questa direzione, dobbiamo spingere verso la direzione che loro tracciano, non c'è altra strada percorribile. Quindi un appello lo faccio a tutti i cittadini, non solo quello di Melito: abbiate fiducia, non abbiate timore di rivolgervi per qualsiasi atto subite, pensate che sia sbagliato, non lo volete fare, fatelo col sindaco, lo farà il sindaco per voi. Chi pensa che il sindaco possa abbassare la guardia su una cosa del genere si sbaglia. Chi pensa che il sindaco possa essere distratto da qualche sagra o da qualche letterina che deve fare per altro si sbaglia. Il sindaco è impegnato H24. Figuriamoci se il sindaco su qualcosa che vi sottolineo è la cosa più grave in assoluto che è potuta succedere a Melito nella storia della città di Melito possa essere stato in silenzio, cioè non abbia detto la sua. L'ha voluto fare e l'ha voluto fare dando voce agli altri sindaci, perché era giusto che fosse così. E la voce del sindaco di Melito è solo Melito, ma questa non è vicenda che riguarda e si può, diciamo, restringere alla nostra Melito, perché non ha confini geografici, perché i giovani sono il nostro futuro, perché i ragazzi sono la nostra speranza. Dobbiamo dargli un mondo migliore, abbiamo questo obbligo, non questo dovere, prescindere dal ruolo istituzionale che ognuno di noi ricopre. Io vi ringrazio dell'occasione che mi avete dato, vi chiedo scusa se purtroppo forse non sono riuscito a esternare quella che è il mio stato d'animo, perché credetemi, mi trovo in grossa difficoltà e chiedo aiuto a tutti quanti, nessuno escluso. Lo faccio in primis al nostro prefetto, che si insiederà e che ancora non conosco, qui spero presto di poter stringere la mano al nuovo prefetto. Faccio gli auguri al San Martino, che è stato con noi per tanti anni e che adesso andrà in Sicilia. Invito tutti quanti a essere presenti tra la gente, come spesso riesco a fare io, magari tralasciando altro, perché la gente ha bisogno di questa vicinanza, ha bisogno della presenza, ha bisogno di sentirsi sicura. Io ho, come tutti quanti, come questa ragazzina e come ogni essere, ogni persona, dall'anziano all'ultimo nato, abbiamo tutti bisogno d'aiuto, e quindi questo è un accorato appello che faccio a tutti quanti. Il sindaco, a prescindere dal ruolo, perché oggi lo sono e domani ritornerò un genitore come lo sono tutti, stiamo attenti, l'ultimo appello ai genitori, dedichiamo più tempo ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. Io stanotte pensavo a quanto sta succedendo, a quanto è successo, a quanto magari ancora non si sa e si saprà, se si saprà. O sono padre pure io di due bambini, una figlia di 11 anni, un bambino di 14, quindi la riflessione è che non ci possiamo permettere di stare in silenzio, non se lo può permettere il sindaco, non se lo può permettere nessun genitore, ma non se lo può permettere nessun essere civile di fronte a questo che, diciamo, storicamente parlando possiamo parlare della rivoluzione francese. Dal punto di vista fisico lo potremmo azzardare, per quanto riguarda lo nostro merito, a uno tsunami, un maremoto, quindi non so che aggiungere altro. Sono confuso, sono anche smarrito, sono pietrificato, forse non so che aggiungere altro. Vi chiedo scusa se magari non sono stato così efficace nella comunicazione, però tutto quello che ho detto esce dal profondo del cuore di un genitore come tanti altri, che non guarda nessuno dall'alto in basso, ma che preferisce guardare tutti dal basso verso l'altro e che si sente al pari di ogni altro cittadino del mondo.
Bene, grazie Sindaco allora per essere stato con noi e per aver trasmesso questo messaggio importante sia come Sindaco che come padre, ovviamente, a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Noi proseguiamo con la programmazione musicale e torniamo tra poco. Grazie.